È passato un anno da quando è stato ospite nel nostro salottino, arrivava come uno dei concorrenti di Sanremo Giovani, ha fatto un botto di stream, perché non si può dire altrimenti, credo passato i 76 milioni, signore e signori, Fasma! Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Assolutamente sì, ma dobbiamo chiederlo a te come va, sei teso? Perché non lo sembri per niente. No, a me, guarda, teso, poi succederà nel momento del palco, è una cosa tra me e basta, poi non lo faccio vedere agli altri, con gli altri solo grandi sorrisi, perché sto vivendo un sogno ad occhi aperti, che è stare, far musica con i miei amici accanto, perciò per quale motivo non sorridere? Accanto tanto che li porterai sul palco con te? Bravissima, infatti ci sarà come sempre Gigi, il mio fedele compagno di avventure, che anche quest'oggi mi accompagnerà al pianoforte. E vabbè, che dite, entrambi siamo strafelici, non vediamo l'ora, non vogliamo parlare troppo perché poi quello che succede non si sa mai, lo vogliamo vivere al 100%. Però vogliamo parlare di questa location che hai creato grazie alla copertina dell'album, veramente molto figa. Sì, no, poi fatta tutta in casa, grafica fatta in casa da tutti i nostri amici. Devo dire che è bello vedere che, essendo tutti amici, stiamo avendo tutti delle idee in base al proprio punto di vista, ma tutte coerenti, perché viviamo in tutte le stesse cose, perciò una location spaziale, chiamiamola così. Non poteva essere diversamente per un ragazzo che nasce anche artisticamente all'interno di un collettivo, quindi abituato allo scambio, a interagire con gli altri, ognuno diciamo mette il suo per creare il meglio in un progetto. Sì, guarda, è nato così il WFK. Noi abbiamo sempre detto, andati contro l'idea del fatto che dovessimo scegliere tra successo o amicizia. Noi abbiamo detto che il successo sicuramente non è qualcosa che capita, credo molto nel lavoro e soprattutto anche sul fatto dei sacrifici. Io non sono una persona che crede nel fatto ma sono stato costretto, ma il momento no. Tu scegli di essere chi sei, punto. Io sono di queste idee, poche scuse. E sinceramente, se la musica non era farla con accanto ai miei amici, avrei preferito non fare musica, perché significa che non sarebbe stata libera. L'anno scorso ti aspettavi l'incredibile successo, cioè tu sei stato amato, sei stato tra quelli che hanno avuto più successo del festival dello scorso anno. Te l'aspettavi? No, guarda, prima hai detto 76 milioni e mi è venuto in mente l'unico 76 milioni che conosco, che è l'Italia, perché dovrebbe essere 77 o una roba del genere. E perciò, che dire, pensare che tutta Italia ci ha ascoltato, a me mi viene il brivido in pancia, cioè nel senso mi viene voglia di andare ancora in studio a fare un'altra canzone. Infatti ci siamo portati pure la sua registrazione qua. Non si sa mai, è che venga l'ispirazione. Tra l'altro l'anno scorso, bravissima, ricordo, durante l'intervista tu mi parlavi della voglia di dimostrare che portavi sul palco te, ma anche come portavoce di tutta la tua crew, voglia di dimostrare. Mm-hmm. Quest'anno invece che cosa c'è mentre salirai di nuovo a distanza di un anno su quel palco? È come se l'anno scorso volevamo dimostrare, quest'anno vogliamo affermare, nel senso vogliamo far vedere che siamo coerenti. Perciò porteremo sempre la solita cosa, la verità. Che paga alla fine. Funziona. Sì, beh, la verità per me è un must, cioè io vivo, è il mio valore più importante. Io non riesco a vivere in maniera falsa, non riesco a essere falso. Preferisco la brutale verità che una finta reale verità. D'altronde penso che la vita sia molto reale. Ti dice la verità in faccia senza problemi, perché allora devo farlo io con gli altri. E poi penso che la verità comunque è quello che mi porta avanti, mi tiene con i piedi per terra. Vivere dentro la mia testa, ho sempre vissuto tante avventure dentro la mia testa, ancora tuttora mentre stiamo parlando dentro la mia testa succedono tante cose, però quello che mi succede davanti agli occhi mi lega a terra soprattutto, e sono felice di questo. Allora sarò brutalmente vera anch'io e te lo dico. L'anno scorso sei arrivato nel nostro salottino, l'impressione era di un ragazzo teso, non voglio dire fuori posto, però sicuramente tesissimo. Quest'anno, anche se siamo a distanza, l'impressione che ho è non vedo l'ora di essere sul palco dell'Ariston. È quasi opposta rispetto a... Io, guarda,
non mi era mai successo di stare così tanto senza un palco, soprattutto per una persona che come me, che io, guarda, non lo dico tanto per dirlo, io davvero non ho bisogno di fare musica. In un futuro davvero vorrei poter fare musica senza dover pensare a quello che succede, a quello che non succede, ma proprio per il gusto di farla come la faccio tutt'oggi, e continuarla a fare in questa maniera quasi spensierata, se così si può definire. E stare senza un palco per me è stare senza palestra, è stare senza un posto e un luogo dove poter sfogare tutto quello che c'è in pancia. Perciò non vedo l'ora di salire sopra il palco, e non ho mai apprezzato così tanto voler salire sopra il palco. Entriamo nello specifico e finalmente parliamo insieme a te di Parlami, scusami, sembra un gioco di parole. Raccontaci qualcosa di questa tua canzone. Ti parlerò di Parlami. No, guarda, purtroppo non parlo di Parlami, sempre perché ormai giochi di parole siamo abituati. Non parlerò di Parlami perché io parlo grazie alla musica, e è la musica che parla per me. Andare a dire troppe parole sarebbe eccessivo, dirne troppe poche sarebbe riduttivo. Le parole giuste le ho già dette, le ho messe sopra una melodia che ha fatto Gigi. Perciò non vediamo insieme, parlo pure a nome suo come se fossi in questo momento qua. Parliamo a nome di entrambi, parlo e dico che non vediamo l'ora di salire sopra quel palco e farla sentire a tutti. Insomma, ti dobbiamo aspettare questa sera. Tra l'altro, uscito l'ordine, lo commentiamo, sei ultimo. Mi dispiace che dovevi aspettarmi stasera. Sì, sono ultimo, vabbè, gli ultimi saranno i primi, no? Bravo, sì. Non sembri particolarmente preoccupato, dico la verità. Tra l'altro ti dirò che mi ricordava Gammon, che ho sentito prima, che nel suo anno l'ultimo della prima serata era Mahmood, che poi lo vinse. Non so se ti può essere di... Ah, vedi. Di auspicio. No, auspicio. Io guarda, sì, vabbè, sicuramente è un buon auspicio, quello sicuramente. Però ecco, io ti ho detto, la vivo stra bene, nel senso la preoccupazione... È un fatto più personale che con tutto quello che succede fuori. E poi in questo momento bisogna far vedere, secondo me, il sorriso a 57 denti alle persone a casa. Andiamo a giovedì sera, dove hai scelto di interpretare insieme all'autore un pezzo, possiamo dirlo epocale, almeno parlo per sicuramente una generazione, forse addirittura due, che è La Fine. Come mai questa scelta? Sì, bravissima. Beh, credo che l'incipit, l'introduzione che gli ha fatto basti avanzi per capire perché l'ho scelta. Allora, io faccio musica, io ho sempre fatto musica per necessità, bisogno, voglia di dire qualcosa. E perciò non ho mai cantato le tracce degli altri, non mi sono mai avvicinato con questa idea alla musica. E quando mi hanno detto l'idea della cover era la cosa che mi spaventava di più di tutto Sanremo. Poi quando invece ho avuto l'illuminazione, che mi è venuta in mente Nesli La Fine, è come se fosse tutto nella bilancia, tutto al posto giusto. È una canzone che io sento in pancia, Gigi l'ha subito condivisa, anche se l'abbiamo vissuta e ascoltata in due momenti paralleli della nostra vita, ma in due città differenti. E perciò sinceramente non vedo l'ora, come Parlami, di farvela sentire, perché non ho altre parole, perché davvero, cioè, voglio farla ascoltare. La musica si ascolta, si sente. Poi tutte queste parole sono artificiosità di pensieri che non vanno poi a dire nulla. Perfetto, noi ti lasceremo parlare tramite, attraverso la tua musica, che non vediamo l'ora grazie di passare mille. Anche sulla nostra radio. Grazie mille Fasma. Grazie mille, io vi auguro una buona giornata e WFK sempre. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,